Eurodeputato Lorenzo Fontana, anche lei qui a questa manifestazione sotto il carcere di Montorio a Verona, come mai oggi qua? Beh, siamo qua per protestare contro la linea del governo che è quella dello svuota carceri. Riteniamo che per risolvere il problema del sovraffollamento non sia questa la linea giusta, ossia fare indulti o amnistie ogni 5-6 anni non serve assolutamente a nulla, anzi mette a repentaglio quella che è la vita dei cittadini onesti, la sicurezza dei cittadini onesti. Noi riteniamo che per risolvere questo problema ci sia solo una via, quella del rimpatrio dei detenuti stranieri. Teniamo conto che sono circa 20.000 su 60.000 detenuti e facendo questa linea, che tra l'altro l'Europa ha approvato proprio nel corso di questa settimana, l'Italia risparmierebbe circa 1 miliardo di euro e si risolverebbe il problema del sovraffollamento carcerario. Teniamo conto che in Veneto sono fra il 60 il 70% i detenuti stranieri, quindi sembra abbastanza evidente che questo sia il problema. Senta, questo non significa anche che a Roma comunque non verrà mai niente di buono, perché comunque gli accordi che si fanno, destra, sinistra, anche di questo governo, portano comunque sempre a questa sconfitta del diritto in un certo senso. Sì, diciamo che purtroppo a Roma hanno un modo strano per risolvere i problemi, che sicuramente non è definitivo, perché ricordiamo l'indulto quando fu fatto dal governo Prodi, quello dopo pochi mesi purtroppo portò al fatto che il problema rimase, nel senso che rientrarono in galera quasi tutte le persone che erano uscite. Quindi purtroppo da questo punto di vista non c'è una sensibilità giusta, dal nostro punto di vista non si risolve, non si vuole probabilmente risolvere il problema e si mette a repentaglio la sicurezza dei cittadini onesti e non possiamo tollerarlo. In più c'è anche, sembra una manovra tenaglia, no? C'è anche il discorso di abolire la Bossi-Fini, il reato di immigrazione clandestina, la chiusura dei CIE, lo Ius Soli, insomma c'è una manovra appunto come dicevo prima tenaglia per comunque cambiare delle cose molto molto importanti della nostra società. Sì, tra l'altro in un momento nel quale la crisi economica non dovrebbe consentire pensieri di questo tipo, nel senso che se ci sono dei flussi di immigrati clandestini è normale che avendo questo tasso di disoccupazione che continua ad aumentare non è possibile che queste persone possano integrarsi nel nostro territorio. Per integrarsi servirebbe ovviamente poter avere un lavoro. Il lavoro manca anche per i veronesi, per i veneti, per le persone del nord in generale. Quindi non capiamo come si possa fare una politica a favore dell'immigrazione in un momento come questo, anzi in questo momento bisognerebbe tentare il più possibile di fermare i flussi. Purtroppo vediamo che non è così, se teniamo conto dei dati, nel 2010 ci furono 4.000 sbarchi, quando c'era Maroni, ministro degli interni, nel 2013 ce ne sono stati 48.000, questo è il risultato della politica di questo governo e del ministro per l'integrazione.